Ben ritrovati in studio, apriamo la nostra rassegna stampa come sempre con la Nuova del Sud, Nuova del Sud che dedica l'apertura al mercato delle visite a pagamento, lunghe attese se si prenota al CUP, ma se si paga bastano pochi giorni e per i medici guadagni super. Il business intramenia, facile reclutamento dei pazienti e agevolazioni fiscali. Sulla Nuova del Sud ecco quanto guadagnano tutti i medici del San Carlo. Sotto l'apertura FCA il calendario dei nuovi assunti, entro giugno alla Sata di Melfi, altri 250 ingressi, altri 350 entro dicembre. Dopo l'annuncio di Marchionne ieri, particolari resi noti dal responsabile EMEA di FCA Altavilla in un incontro a Torino. Di fianco la questione derivati, l'intervento di Dina Sileo, ecco la strada da seguire. Nella falsa apertura, Pittella minacciato di morte, dice vado avanti. Lettera minatoria indirizzata al sottosegretario Vicari e al governatore Lucano. La missiva chiede lo stop alle estrazioni e a Fenice, ma dice Pittella non mi faccio intimorire. Aiuti a Potenza, altri comuni pronti ad andare al TAR. Valvano alla Nuova TV riapre la polemica. E qui nella foto vediamo il dibattito di ieri sera alla Nuova TV. La cronaca è entrato in casa mia ed ha provato a baciarmi sulle labbra, giovane a processo per violenza sessuale, il racconto in tribunale della vittima. In basso, Matera, veleni e accuse, sfida elettorale infuocate. Ancora da Matera, morto il 55enne coinvolto nell'incidente di domenica pomeriggio. E poi lo sport, Lega Pro, il Melfi chiede aiuto, il club dica quanti soldi servono. I tifosi del Melfi decisi a sostenere il club anche il prossimo anno. E poi le Universiadi, Roberto Sabato tra i selezionabili per le gare in Corea. Passiamo alla Gazzetta di Basilicata, in apertura le notizie che arrivano da FCA, stabilizzati i precari SATA e altre 600 nuove assunzioni. San Nicola di Melfi cresce l'ottimismo, obiettivo 1.200 auto al giorno. Nei 1.000 posti aggiuntivi annunciati per le fabbriche italiane, la parte del leone la fa la Basilicata. Matera, duello fra Duce e De Ruggeri, lo scontro diretto fra i due candidati alla vigilia del voto. La Città dei Sassi, a pochi giorni dal ballottaggio, attende l'ultima sfida fra i due contendenti. La fotonotizia dedicata ai diplomi facili in 222 dal GUP. Potenza, parla il sindaco, Potenza in sicurezza, poi si fa la giunta. Comune, bilancio, il Ministero concede 60 giorni. Politica, Centro Democratico ritrova l'unità. Andiamo in basso, Potenza nel tritacarne dell'usura, Basilicata e Mezzogiorno. Incontro con Don Cozzi, Bubbico e Giuffrè. La cronaca, venditore bussa alla porta e salta addosso alla tredicenne tentata violenza, l'uomo di Melfi ora è sotto processo. Pisticci, lavori per 700.000 euro per consolidare il dirupo, interessano una condotta fognaria e una chiesa. E concludiamo con il Quotidiano del Sud, in apertura alla politica. Matera 2015, De Ruggeri, Zetema e l'eredità, scontro in TV. Adduce, attacca, incalza l'avvocato che poi reagisce. Ma quale successione familiare? Siete ignoranti e in malafede. Che cosa contesta il PD? Una fondazione creata con i nostri soldi. E sulle nozze con Tortorelli, Adduce dice un imbroglio politico. Viti, se vince lui, sarà un sindaco ostaggio. Chi entra in consiglio, le due ipotesi e tutti i volti. E a Potenza slitta il decreto, non è all'ordine del Consiglio dei Ministri. Andiamo in falsa apertura. Petrolio e Fenice, minacce di morte a Pittella. Lettera recapitata al Ministero anche contro Vicari. La DDA aveva lanciato l'allarme mesi fa. E sui migranti il governatore lancia la sfida a Maroni, razzista, c'è un'emergenza umanitaria.
Fiat FCA a Melfi 650 nuovi posti di lavoro, Marchionne mantiene gli impegni, 250 assunzioni entro giugno, gli altri a fine anno. Da Rio Nero, Parco del Vulture, scontro sulla perimetrazione, Placido va a giudizio per abuso d'ufficio. Da Metaponto, poche speranze nel weekend, una clock session contro gli esperti meteo. E ancora vi segnaliamo sul Quotidiano del Sud, Potenza, diplomi facili, maxi processo al via, chiesto il giudizio per 200. Villa d'Agri, addetti alle pulizie dell'ospedale senza stipendi. Da Tito, Letizia guarita dalla Madonna, la storia va in diretta televisiva. E da Potenza, una sbarra spunta in Viale Dante, cittadini infuriati coi condomini. E infine Rotondella, Sinni non inquinato, le rassicurazioni dal centro Enea. Bene, abbiamo concluso. L'informazione sulla Nuova TV torna alle 10 con il nostro TG Flash. Grazie per l'attenzione e buona giornata.